Allora, attenzione, passiamo al primo annuncio. Voi sapete, noi mettiamo annunci in tutta Italia, su tutti i giornali, chiaramente sono delle esche, poi se non funzionano è logico, chiameremo noi attivamente. Allora, telefono arancione, primo annuncio, incontra al telefono l'uomo o la donna dei tuoi sogni, servizio serale e sperimentale. D'accordo? Chiameranno e cercheranno. D'accordo? Oh, e adesso ho una bella idea, forse mi sbaglio, però devo, intanto abbassiamo la cornetta, in questo momento il telefono sarà libero, attenzione, tac, io volevo salutare qualche personaggio. Oh. Oh. Ma guardate chi c'è, per me è un onore, io perché... Shhh. Eccolo, ah così? Abbassiamo le luci, questo che c'è? Stai calmo, malato. Benvenuti al servizio Anima Gemella. Specificate con voce forte e chiara se volete un uomo o una donna. Ripetere, prego. Ripetere. Riattacco. E non rispondo. Allora, questo succede a chi fa le cose vere, come dico io, va bene, però un pochino si vergogneranno, perché voi immaginate di chiamare un grande... Io, ragazzi, quando vedo gli ospiti così importanti nel mio programma sono veramente contento e la saluto. Come stai, eh? Guardate chi c'è, una... come va? Anzi, Tullio Solenghi! Non... Ma che, si sono messi d'accordo ogni volta? Attenzione. Desiderate un uomo o una donna? Ditelo dopo il segnale acustico. Donna. Bene. Dite dopo il bip l'età. 27. Attendere, prego. Il computer la metterà in comunicazione con la persona che cercate. Pronto? 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 Allora, siamo, non ti nascondere, siamo in una trasmissione di telefoni e lei ha fatto squillare il telefono e non lo vediamo subito. Questo è il suo telefono e da questo momento non squillerà più. Guarda la boccolina. Oh. Scherzo, c'è la sabbia, ci mancherebbe, è un conto che tu lo sbatti. Sono sicuro che non squillerà più, vero? Lo tengo, mi dicono di tenerlo. Ecco, lo mettiamo in trasferimento di chiamata dopo. E noi torniamo ai nostri ospiti, stacchiamo un attimo la cornetta, altrimenti non ce li fanno. Oh! 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 Marco Messeri! Oh! Guardate, che onore! Come va? Bene, tu? Lei si chiama Benedicta, un nome sta, come ti chiami? Benedicta, ahimè, ho questo nome purtroppo. No, bellissimo nome, la Boccoli, voi sapete che c'è tutta una storia, le Boccoli, e poi una e l'altra poi hanno avuto, vi ricordate l'altro anno la Boccoli, poi non so, ma non state a fare più niente, che fanno? Salutiamola, la Boccoli. Oh! Guardate chi c'è! Laura Freddi! E signori, eccolo qua, un grande, alzati, Eva Engel, salutiamo Eva Engel,
è colui che guadagna alle spalle di Eva Engel, Riccardo Schicchi. E poi io ho notato però che nessuno, poi c'è un'altra ragazza, ragazzi, non so se la mattina alle 7:30 c'è un programma che vedono solo i metronotti, questi che fanno i cornetti, dalla banda dello Zecchino, la presentiamo noi, Annalisa Mandarini, Mandarini. E poi, dov'è? Però sarebbe bello che ogni tanto qualcuno si autopresentasse, no? Eh? Autopresentati. Stefano Prosperi. Oh! Ma ti è bei capelli, ha litigato col barbiere, sei così? No, con mio fratello litigato. Mio fratello mi fa i capelli. Ah, ecco. Simpatico tuo fratello, eh? Lo stai in comunità adesso, no? Autopresentati. Aspetta. Forza. Io mi chiamo Massimo Bagnato. Tutti sono qua, nato Gima. 27 anni fa. Certo. Ho frequentato prima, seconda, terza elementare, quarta, quinta, promosso con ottimo. Prima, seconda, terza media, buono. Primo, secondo, grazie, superiore. Bellissima, è bellissima, è stupenda. Adesso abbiamo capito chi è il fratello, no? Ecco. Vabbè. Attenzione, adesso io vorrei i cellulari. Tullio, tu hai il tuo cellulare, vero? Dammi il cellulare, forza, Messeri, il cellulare. Acceso con il codice, eh? Forza. La Freddi, la Boccoli, forza. Acceso. Non hai il cellulare? Non ho il cellulare. Neanche quello che vibra? No, neanche quello. Ai, 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 ai. La Freddi, forza. Non ce l'hai? Ma se me lo dicevi? Ce l'ho tre. Quale vuoi? Vieni con me. Vai in camerino e lo prendi. Anzi, faccio il cavaliere, l'accompagno in camerino. No. Forza, vai a prendere i cellulari. Poi, la Mandolini. Hai il cellulare? No. Ragazzi, nessuno? Uno? Oh, ecco Messeri, grazie. Eccola qua. Dov'è Didi Leoni? Dov'è? Wow, salutiamo Didi Leoni. Oh. E poi, guardate qua. Vediamo, alzati un attimo. Chi è questa bella signora qui? Maria Concetta Mattei. Oh, 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 Maria Concetta Mattei. Hai il telefono? No. Questa sera Alessia, Federica, la mamma, è venuta anche la sorella, la nonna, lo zio, Merz. Allora, i cellulari, forza. Non ce l'hai? Federica, tu ce l'hai? Su. È spento? Vedi, studiano anche dizione. È spento? Sono molto brave, eh? La mamma ce l'ha il cellulare? No, dai, ti prego, la mamma no. La mamma no, eh? Forza. Ah, vedi, hanno... Non fidarsi è meglio, grazie. Vedi il cellulare della Merz. Vediamo un po' i nomi. Aspetta un po', stai zitta un po'. Rubrica. Erbavoso, chi è? Erbavoso. Erpelosone. Ma che nome? Erpelosone. Gli amici miei. E chiamiamo il nostro Joseph. Eccolo qua. Eccoli, aspetta qui Joseph. Ciao, come va? Abbastanza bene, Teo. Vieni qua, Joseph. Allora, per gli amici che non lo sanno, Joseph è il nostro tecnico che si occupa dei telefoni, ma soprattutto... Adesso qual è il tuo lavoro? Cosa devi fare ora? Devo effettuare il trasferimento di chiamata con questi telefoni. Però anche uno deve effettuare il trasferimento di chiamata, bisogna farlo in un certo modo. Il trasferimento di chiamata, perché chi chiamerà i personaggi che abbiamo qui in studio, risponderemo noi direttamente attraverso il trasferimento di chiamata. E ci saranno le tra... Trasferte. Joseph! Da dove? Grazie. Allora, tutti quelli che chiameranno nel trasferimento di chiamata risponderemo da questo telefono. Va bene?